L'inverno 41-42, il generale Roatta, che nel frattempo era subentrato al comando della seconda armata, decise di attuare misure drastiche. Si arrivò nel febbraio del 42 a un provvedimento gravissimo che fu praticamente la trasformazione della città di Lubiana in un enorme campo di concentramento, in quanto fu circondata in una notte, nella notte fra il 22 e il 23 febbraio, dai soldati della divisione Granatieri di Sardegna, venne circondata con un filo spinato che correva per 32 chilometri tutto attorno alla città. La città stessa divisa in settori, sempre divisi con reticolati di filo spinato. Nelle settimane successive un rastrellamento totale della popolazione con l'arresto praticamente di tutti gli uomini adulti, da intendersi dai 14-15 anni in su, della città di Lubiana. Dal momento che poi questi provvedimenti vennero estesi anche a tutte le altre città e cittadine della Slovenia, il generale Roatta pensò che bisognava trovare un luogo dove concentrare tutta questa gente che veniva arrestata e trattenuta. E quindi dal momento che il campo di concentramento per prigionieri di guerra numero 89, perché i campi per prigionieri di guerra venivano indicati con dei numeri per motivi, diciamo, di segretezza, di sicurezza, era praticamente vuoto, come vi avevo detto all'inizio, e decise di trasformarlo in campo per internati civili. E quindi il campo di Gonars fu il luogo in cui cominciarono ad essere portati all'inizio di marzo tutti gli uomini adulti che erano stati arrestati a Lubiana e negli altri luoghi della Slovenia. Questo edificio era stato adibito dai nazisti al momento dell'occupazione a comando dell'SS. Negli scantinati di questo edificio venivano rinchiusi e torturati antifascisti, perseguitati politici, ostaggi e così via dicendo. Bruno Piazza passa anche appunto per la Risiera di San Sabba e ha la terribile esperienza di essere rinchiuso qui nei bunker. Nel bunker dovetti sdraiarmi sul tavolaccio sotto la bagliante luce della lampada elettrica. Ma ero stato fortunato, mi spiegò la sentinella, perché tutti quelli che finivano là dentro venivano prima bastonati e a me invece le percosse erano state risparmiate. E un'altra fortuna mi aspettava. Sul tavolaccio, portato da non so che mani pietose, trovai un pacchetto di sigarette e una scatola di cerini che mi aiutarono a passare quell'orribile notte. Si utilizza il termine foibe applicandolo non soltanto a fenomeni naturali ma anche a fenomeni artificiali. Abbastanza paradossalmente, diciamo così, ma non in senso negativo, è un caso se volete, caso più unico che raro sull'altipiano carsico e goriziano, quello alle mie spalle, dove si troverebbe l'imboccatura del pozzo della miniera di Basovizza, è appunto un sito artificiale, perché è il pozzo di una miniera che fu scavata nei primi del 1900 da una nota impresa austriaca allora, la Skoda, penso che la conosciamo tutti, che aveva fatto qui dei sondaggi per intercettare una vena di carbone. Dalla parola foiba deriva il termine infoibato, ok? Però,
Questo termine è stato utilizzato sin dal momento in cui si registrano questi episodi per indicare non soltanto le vittime che vengono effettivamente precipitate in queste cavità artificiali o naturali che fossero, ma viene utilizzato in generale per indicare anche le persone che in quelle drammatiche circostanze scompaiono. Cioè indica tutte le vittime della repressione jugoslava, sia relativamente ai fatti istriani del 1943 che a quelli giuliani, diciamo, del 1945. Na rjuhah še leži, vondiše če tvoje kože, ki me s črno roko Boža srit noči. In na zglavniku diše, kakor kita rožmarina, kot zamolkla bolečina tvoji še lasje.